Hyundai Ioniq, un'apertura ibrida almeno nella nostra versione, 4,47 m di lunghezza, 1,82 di larghezza, 1,45 di altezza. Mi piace molto il comparto anteriore dove spunta questa calandra in rilievo. Qui dietro non c'è la telecamera ma c'è il radar per il cruise control adattivo. La tecnologia dei fari. Allora abbiamo queste stupende luci diurne a LED, abbiamo l'abbagliante e l'anabbagliante Xeno e poi abbiamo una bella lampadina OZ per la freccia. Insomma, abbiamo messo di tutto così almeno non scontentiamo nessuno. In taglio laterale che cosa mi piace? Mi piacciono moltissimo i cerchi che vanno a suggerire che cosa? Vanno a suggerire un ambito di risparmio energetico perché sono particolari. Guardate anche l'ingresso keyless e guardate come sto a bordo. D'accordo, un minimo mi devo calare, però devo dire di essere particolarmente comodo. Posso impostare il volante oltre che in altezza in profondità e non ho problemi per la testa. Oltretutto, piccolo particolare, si suona benissimo grazie a Infinity Sound System. E dietro come ci si sta? Se guido io, lo spazio che rimane è quello che è. Con il sedile impostato sull'altezza di Andrea, starci ci sto. Il mio problema però è la testa. Tocco. Cosa devo fare per starci? Sbragarmi. Ma davanti non dovrete avere necessariamente un vatusso. Attenzione anche alla possibilità di gestire le bocchette dell'aria condizionata sul bracciolo. Taglio futuristico posteriore per questa Hyundai Ioniq, tipica di molte nuove vetture, specialmente quelle improntate all'ibrido. Andiamo ad aprire per svelarvi che cosa? Lo spazio e la capacità del bagagliaio. È alta l'altezza di sponda. Ci sono 445 litri che diventano oltre 1500 se abbattiamo i sedili e se vi dovessero rapire potete anche tirare la cordicella per aprire il bagagliaio. Noi adesso recuperiamo Andrea dal retro della telecamera e andiamo a provarla in strada questa Hyundai Ioniq. Bene amici, oggi siamo al volante della nuova Hyundai Ioniq, declinata in tre versioni questa vettura. Noi abbiamo la vettura ibrida. Come ti è sembrata, Luca? Particolarmente silenziosa, bella da guidare e soprattutto di classe. Posso dire che è piaciuta tanto anche a me, Luca. Bene. Allora, noi abbiamo la versione ovviamente doppia motorizzazione, quella benzina è 1605 cavalli, quella elettrica 43 cavalli e mezzo, uniti fanno 141 cavalli e 265 Nm di coppia, di cui 170 forniti dal motore elettrico già a zero giri. Quindi e questa decolli. È, esatto, beh, non decolli, però è sempre coppia disponibile, soprattutto in città, è una cosa veramente che mi è piaciuta tantissimo. E sai l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo? Sentiamo. Il cambio. Va. Perché non è un CVT a variazione continua. Niente scooterone. Niente effetto scooterone, ma è un doppia frizione, 6 rapporti con innesti precisi, secchi e anche veloci. Quindi volendola si può guidare anche in maniera sportiva, perché ha, secondo me, due anime questa vettura. Ah, quella diciamo più tranquilla e quella invece dove poi c'è. Noi adesso la stiamo guidando tranquillona, dove mollando l'acceleratore inizia la rigenerazione dell'energia, iniziando a frenare aumenta ancora la rigenerazione dell'energia. È una macchina che secondo me bisogna saperla guidare, saperla capire per sfruttare appieno il sistema ibrido, perché se vai giù col freno fa entrare le pinze sui dischi, sprechi energia. Certo. Se invece tu metti il piede sul freno, guardi le barrette che ci sono lì a sinistra che ci indicano quanto stiamo rigenerando e non arrivi mai a saturarle, vuol dire che rigeneri tutta l'energia e allora poi la recuperi quando acceleri da fermo che parte il motore elettrico, in città, in varie situazioni. Ma adesso mettiamo in sport e poi ti racconto cos'è lo sport e ci facciamo la rotatoria. Caro Luca, in sport basta schiacciare l'acceleratore e l'elettrico parte subito, ti dà tu subito tutta la potenza. Sentite la cambiata? Sì. Secca, non male. E cambia addirittura il cruscotto perché, guardate, in eco ho il tachimetro, ho l'autonomia. Se mettiamo in sport diventa contagiri, la velocità la vediamo lì in mezzo, diventa veramente molto più sportiva. Quindi non solo il comportamento, ma anche la grafica del... Bella la veste grafica, sì, così, sì, molto intrigante. Sì. E comunque sei uscito dalla rotatoria con brillantezza. Quanto è rumorosa? 71, direi un ottimo risultato. E poi qua dipende se è acceso il motore o se non è acceso il motore. Già. Perché in città la gestione ibrida mi è piaciuta tanto, si riescono a fare buonissime percorrenze con un litro di carburante. E non so se hai notato, ma non c'è il pulsantino per farla andare solo elettrica. E meno male. E meno male, sì, perché le ibride non plug-in, quindi
senza una batteria particolarmente capiente che ci può far andare solo elettrici per una percorrenza interessante, sono, diciamo, quasi controproducenti usarle in modalità solo elettrica finendo la batteria, perché poi quando la batteria è finita il motore cosa fa? Gira per ricaricarla, quindi veramente uno spreco energetico. Invece così utilizziamo solamente l'energia che ricarichiamo nella batteria ai polimeri di litio, tra l'altro garantita 200.000 km e 8 anni quando freniamo, quindi non c'è mai perdita di energia fondamentalmente. Questo non vuol dire che non andremo a volte soltanto con il regime elettrico, mettiamola così, però sarà gestito tutto automaticamente dal sistema per ottimizzare appunto il funzionamento della vettura. Sì, stessa. Tra l'altro guarda, sono riuscito ad andare fino a 120 in autostrada col motore solo elettrico, che non è male. Allora, rimettiamo in sport, ci fermiamo, pronti all'accelerazione, giù tutto l'acceleratore. Da 0 a 100 in 10 secondi e 8 per una velocità massima di 185 km orari. Beh, sport tira fuori anche il suo bel caratterino e sì, quello che dicevo prima, coppia subito dell'elettrico che è partita, che è partito immediatamente, ci dà subito quel bello spunto. E adesso, allora, siamo andati un filo lunghi o? Siamo andati un filino lunghi perché il passaggio tra frenata rigenerativa e frenata con i dischi e le pinze ha richiesto quella frazioncina di secondo che ci ha portato a andare un po' lunghi. Ho dovuto comunque dare tanta pressione al pedale del freno, però voglio dire, non lunghi, esatto. Tra l'altro, senti il dosso? Quale dosso? Non l'hai sentito? Non l'ho sentito. Perché secondo me ha un ottimo assetto questa macchina. Ha un ottimo assetto, particolare comfort di bordo anche su questi sedili che devo dire sono particolarmente comodi. Oltretutto io dal mio lato passeggero posso soltanto impostarlo in maniera manuale, caro Andrea. Il tuo? Io invece lo posso impostare in maniera elettrica, tra l'altro quando entri e esci si sposta per facilitare l'ingresso e ha anche due memorie. La batteria è agli ioni di litio, vi dicevo prima, a 1,5 più o meno kilowattora di capacità, quindi ha una capacità anche abbastanza interessante, e nelle lunghe discese o anche banalmente quando arriviamo a 130 e abbiamo il casello e quindi dobbiamo rallentare, riusciamo a caricare tanta energia in quelle situazioni. L'importante è saperla guidare, ovvero cercare di rimanere sempre nelle tacche e quindi prevenire le frenate anche quando vediamo il semaforo in fondo, mollare l'acceleratore, iniziare a frenare quando sappiamo che ci sarà il semaforo rosso, cercare di recuperare più energia possibile. Così in città quanto riusciamo a fare? Riusciamo a fare 19 km con un litro. Che non è male, eh? Che non è male. Diventano 20 intorno ai 110 e saliamo addirittura, no, scendiamo, scusami, a 17 le vetture autostradali, proprio perché nell'uso statale si riescono a fare medie ancora più interessanti. Diciamo che i 20 km litro di media non sono difficili, anzi direi che sono proprio alla portata di tutti, e che non è male. Guarda Andrea, noi abbiamo lì, mi sembra, un'indicazione sul misto praticamente, cioè più che sul misto, su quella che l'abbiamo utilizzata. No, ma tu l'hai tirata come un disperato, perché siamo a 16.1, io non sono mai riuscito a fare 16.1. non è vero, io non se mettiamo guidato. La retromarcia, abbiamo la telecamera, non ha una grandissima definizione, no, però ci aiuta perché dietro non si vede praticamente niente. E comunque ha le barre che si orientano. Sì, Luca, dietro visibilità. Cose. È praticamente come il dosso, non si sente, non si vede. Esatto. Però c'è la retrocamera, quindi diciamo che ci salviamo. È in fase di ripresa su questa. Ma in fase di ripresa, guarda, ti metto in sport, così posso anche mettere le marce manuali. Ti metto in terza, mi metto a 40 km orari, aspetta che scendo, ok, 40 adesso. E l'indicatore ci dice che è meglio mettere la quarta, ma non la mettiamo giù l'acceleratore. 50 adesso, ma perché c'è la coppia elettrica che ci aiuta un casino. Ci aiuta moltissimo, così come ci aiuta questo nuovo design della plancia, che a me piace particolarmente. Mi piacciono i materiali, non essenziali, mi piace questa righetta blu, questa cornice. Ho notato che il blu è un po' il fil rouge di tutte le macchine elettriche. Basta, come hai deciso questo colore? Sono fatto cartello il produttore di macchine. Sì, però se ci pensi blu, poi non so, Peugeot blu HD, cioè tutto sì, blu, ma mettetemi un po' di verde. Facciamola green. Vabbè. Banalità in banalità. Esatto. Belle questa la possibilità di avere qualche comando a pulsante. È bello l'infotainment perché è compatibile sia con CarPlay sia con Android Auto, e di serie comunque ha un TomTom Live, quindi comunque grandissima possibilità. E poi se soprattutto con la carica wireless, basta appoggiare qua il telefono, oltre ad averla sotto USB e due prese accendisigari per collegare qualsiasi cosa, insomma grandissime possibilità di ricarica. E Luca, tantissimi vani, vanetti, porta accessori. Allora tolgo gli occhiali da sole, ti faccio vedere che qua posso mettere
gli occhiali da sole. Ah, bravo. Abbiamo la possibilità di mettere un tablet qua, c'è il porta tablet, i bicchieri, sì, no, veramente l'ho trovata molto comoda. Io sono talmente comodo sul lato passeggero che mi sto distraendo ogni due secondi e soprattutto sto anche comodo e quindi è una sensazione piacevole anche dal punto di vista della climatizzazione, perché noi qui abbiamo un sistema sdoppiato che possiamo ovviamente mandare in sync e che tu puoi accendere anche soltanto se sei l'unico occupante a bordo, con la solita perché funzione è predisposta questa vettura per essere anche solamente elettrica, c'è la versione solamente elettrica oppure plug-in, quindi con 50 km circa di autonomia elettrica, e quindi andare a riscaldare solamente il posto guida se c'è un solo passeggero fa sì che si risparmi tanta energia, perché il riscaldamento ovviamente è elettrico, è a pompa di calore e quindi succhia l'energia della batteria. Mi stavo dimenticando i tanti sistemi di sicurezza. Mi è piaciuto tantissimo il sistema che mantiene la carreggiata, perché è attivo, non rompe le scatole, non fa bim 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 bom, ma ci muove il volante, ci tiene in carreggiata. C'è l'assistente dell'angolo cieco. Ma Luca, sai un'altra cosa che mi è piaciuta tanto? Sentiamo. Il volante, perché il diametro è piccolino, è abbastanza diretto, è preciso, unito a questo assetto comunque tendenzialmente rigido ma confortevole, è anche bella da guidare. Mi piace molto la feritoia sulla razza, quella questa qua sotto, fa racing, fa cattivo. Fa racing. Sulla destra abbiamo il cruise che è adattivo grazie al radar che abbiamo davanti, e a sinistra abbiamo i comandi per rispondere alle chiamate, infotainment, alzare e abbassare il volume, e per i comandi vocali. Non mi sono piaciuti tantissimi i comandi vocali, però ci sono. Non manca nemmeno la protezione dell'angolo cieco. C'è, te l'ho già detto. Non è vero. Sì, no. Ti dimentichi. Già. Sta invecchiando, si vede i capelli bianchi. Giusto. Mentre davanti è il display, il cruscotto è un grosso display. Avete visto prima come può cambiare tra virgolette visualizzazione racing con contagiri oppure conta tachimetro, e possiamo avere tantissime indicazioni lì a destra, l'andamento della, diciamo, di come stiamo guidando, oppure le informazioni sulla guida, oppure la velocità scritta in grande, i flussi di energia. Se clicchiamo qua possiamo avere le informazioni del navigatore riprodotte là sopra, solamente i pittogrammi. Se riclicchiamo vediamo i sistemi di sicurezza che sono attivi e ovviamente la pressione degli pneumatici e poi tutte le impostazioni della vettura, quindi tante informazioni direttamente lì avanti in un cruscotto che mi piace tanto. Non riesco a capire perché tutte le vetture ibride o elettriche mettono queste spie che sembrano un po' anni 90, questa spia dell'ok siamo pronti a partire, questa EV Eco, cioè non le integrano nella grafica moderna, le lasciano a parte e non lo so. Allora Andrea, da quanto partiamo per comprare questa vettura? Da 24.900 euro, ovvio è inutile che ti parli di incentivo, rottamazione e dell'offerta che porta adesso la versione classica 21.600. Però è un incentivo solamente di Hyundai, perché purtroppo il governo non incentiva le elettriche. Esatto. Partiamo quindi da 24.9, nella nostra versione arriviamo a 29. Non c'è un elenco di optional lunghissimo. Ma non c'è proprio. Cioè sono i pacchetti, tre versioni e questa c'ha tutto. Sì, sedili in pelle 2000 euro, ma che ci frega di sti. Tettuccio, ma è piccolino. È piccolino, anni 90, non lasciate è stare. Vernice metallizzata, quella se volete. Ci potrebbe stare. Luca, una considerazione, stavo facendo oggi la configurazione prima della prova per vedere un po' costi, prezzi, ma sai che la versione full optional di questa Ioniq costa come la versione d'attacco della Prius, che è poi la diretta rivale? Questo è interessante, perché apre un nuovo fronte sull'ambito delle ibride. Esatto, io in questo momento sto andando completamente elettrico e si sente perché si... diciamo, no, non si sente. L'altra cosa che mi è piaciuta tanto, il cambio, ve l'ho detto prima, insomma, una vettura concreta di sostanza e soprattutto non vedo l'ora di provare quella elettrica o forse quella ibrida plug-in, che in questo momento di transizione, quando non ci sono ancora tantissime colonnine, punti di ricarica, potrebbe essere la soluzione geniale. Insomma, una vettura, tre declinazioni, mi è piaciuta. Tranne dietro non si vede un c***o. Beep! Vabbè, c'è la retrocamera. Esatto. Ciao ragazzi, seguiteci su Facebook, YouTube, automoto.it. Ciao!